Allora, iniziamo questo video. Rido perché Dadda non sa minimamente a cosa sto andando incontro. Sei Sì, preoccupato? ho Intanto paura. ti saluto. Perché? Sarà il braccio più tamaro della Lombardia. Cosa Allora, dobbiamo fare? non dobbiamo fare nulla di preoccupante. No. Tu all'interno di questo video affronterai questa cosa. Se le persone lo vogliono, basta che commentiate qui sotto, non vi chiedo mi piace né nulla, basta che lo commentiate. Io in un altro video lo farò io. Ah. Devi affrontare un test L'ingresso? alla facoltà di medicina. Sono ignorante, io non mi No, fa fare robe, no, domande culture, no. faccio No, la non so. figura. Non sono domande Ah. di cultura, è un test sulla tua personalità sessuale. Ah, Quindi ci sono delle domande, ci sono 20 domande con diverse opzioni e tu devi semplicemente rispondere a queste domande. Alla fine dovrebbe uscire quello che teoricamente corrisponde al tuo profilo sessuale. ok. Ti piace? Bello, vai. Ragazzi, se volete che anch'io faccia questo test, perché sennò diventerebbe troppo lungo, bisogna rispondere singolarmente poi, Ok. scrivetelo qui sotto nei commenti e ve lo porteremo, che ne so, tra un mese all'interno di un Un altro altro video. video. Sei pronto? Sì. Allora, metti la tua impronta digitale, vedi ci sono delle domande, tu semplicemente devi mettere la risposta. Ok. Allora, ci siamo. Io ti pongo la domanda, vediamo com'è la situazione. Vai. E poi decidiamo. Che? Domanda numero uno. Vedere due persone che fanno l'amore. Quindi se mi interessa. Esatto. Moltissimo, molto, abbastanza, poco, pochissimo, per niente. Pochissimo. Eeeh! Due persone che non sia io? Sì, ma quando ti masturbi. No, è un'altra cosa, penso che intenda. E quando è che vedi due persone fare Appunto, è l'amore? quello. Ah, Ti dici. piacerebbe vedere due Ah, persone ok, ti piacerebbe vedere due persone? che. Sì, Pochissimo? Non ti No. ecciterebbe, diciamo. Pochissimo, va bene. Penso che sia quella la domanda. Sì, dai. Poi, avere un rapporto sessuale con una persona più giovane. Più giovane, inteso, non è che per forza Vabbè, deve. Cioè. sempre successo, anche perché sono vecchio. Sono vecchio. Hai 34. 18 anni, hai. Vai, molto, Le moltissimo. risposte sono sempre le stesse. Moltissimo, molto. Sì, molto. Molto, moltissimo. Non è che la cerco più giovane, quindi non è moltissimo. È sempre capita così, ma non è che la Esatto, cerchi. quindi. Però magari c'è una tua parte del cervello inconscia che ti fa andare in quella direzione. Ok. Perché è impossibile che sì, cioè che il fatto è sempre stato così, No, casualmente, ma dico. perché tutte le donne della mia età sono sposate con i figli. Stai zitto. E quindi è impossibile, capito? Sono io Quindi l'ultimo superstite. adesso, molto. Molto. Va bene, bello questo test però, eh. Guardare un film pornografico. Sì, moltissimo. Moltissimo, attenzione, molto focoso il signor Daniel. Ci masturbo. Tutti quanti, Sì, per per forza, forza. guai. Guai, Guai. guai a non masturbare. Osservare una donna che si spoglia. Moltissimo. Moltissimo? Attenzione perché adesso arrivano le domande più Ah, complicate, eh. ok. Osservare un uomo nudo. No. Ma dai, che mi chiedi sempre di spogliarmi. Sì, Dillo come stanno le cose. come no? No, ne ho visti tanti di uomini nudi perché giocando a calcio 15 anni Ovvio, vedevo in doccia, vedevi 22 cacca ovunque. piselli nuovi all'anno. Però no, zero. Quante che hai le risposte? Moltissimo, abbastanza, Per pochissimo per niente. niente. Per niente, neanche un pochettino. No, non è che penso voglio vedere un uomo quello nudo. Cioè, Va bene, per niente. se mi dici invece vedere un fisico, quello sì. Ok. Cioè, Solo per vedere se. magari da prendere ispirazione, Ok. capito? Un fisico Ma non le parti allenato. genitali. No. Avere un contatto. Oh, siamo al 25%, eh. Avere un contatto fisico molto ravvicinato con una persona dell'altro sesso in un autobus affollato. Madonna, è una cosa perversa questo, per niente. Pare? No, vabbè, ma magari un pochettino. Ma Non sono no. qui per cercare di Infatti, è convincerti. condizionarmi. Per niente. Ti pare che penso all'autobus e mi eccita avere un contatto mentre mi No, ma tengo. magari sei con la tua fidanzata e in quel momento ti viene Ma non penso intenda la fidanzata. Per una persona che non ti. Vabbè, quello è uno stupro, voglio quello, dire. zero, dov'è? Per Per niente. niente, va bene, dai. Dipende poi un po' come si interpreta la domanda anche. Allora, prossima domanda. Fare l'amore in ascensore. Mi è successo? Eeeh. Sì. Sì, ma no, non hai compiuto l'atto No, ho totalmente. tempo di andare al sesto, settimo piano. E basta. Sì. E Ah, giusto poi per sono avere tornato quel giù e brivido. tornato giù e tornato su. Quindi continuate Sì, così. tre giri. Per non Tre fare. giri. Questa non Quindi. l'avevi mai detta però, eh. No.
Molto. Molto? Sì. Ok. Sì, è eccitante un po'. Pensare ad un'altra persona mentre si fa l'amore con quella che si ama. Cazzo, grave questa. Cazzo? E le risposte cosa vuol dire? Ah, se mi è successo per sì, me, sì, molto... O comunque se è una cosa che fai tendenzialmente. No, no. Cioè, se ami una persona è difficile pensare ad un'altra. Infatti. Cioè, non è una cosa che ti viene spontaneamente. Esatto. Il non farlo, dico. Quindi, no. No. No, pochissimo per niente. Per niente. O pochissimo. No. Dai, oh, devi rispondere sinceramente. No, per, non pochissimo. Dai, dai, pochissimo, va bene. Qualcosina. Gabri, blurra tutte queste foto. Fare l'amore con due persone dell'altro sesso. Quindi nel tuo caso con due donne. Moltissimo. Moltissimo? È una cosa che ti eccita? Sì. Il pensiero anche sì. Solo. Ti è successo? No, l'avevo già detto. Ah, no. Ti è mai successo? L'avevo già detto che non avevo mai fatto una cosa tre. Ragazzi, sapete, cioè l'Instagram di Dadda, ragazze, l'Instagram di Dadda ce l'avete? Moltissimo comunque. Pensa quante richieste ti arriveranno da questo video, incredibile. Devi solo che ringraziarmi. Usare un linguaggio molto disinibito durante l'atto sessuale. Abbastanza. Ah, non troppo? No, perché... Aspetta che ti tolgo che c'è un capello. Non so perché? Sarà... Mio sarà? Sarà rosso, sì. Sì, succede. È rosso. È successo, sì. Ma non è che lo faccio ogni volta, quindi quando succede sì, mi quando piace, succede. Quindi molto. Okay. Sì, scusa, abbastanza. Abbastanza, abbastanza. È il primo abbastanza che dai, eh. Vediamo, sei al 50%, quindi siamo a metà domanda, metà percorso, giro di boa. L'idea di un rapporto omosessuale. Non ci ho mai pensato. Quindi non hai mai avuto questo istinto? No, però magari un rapporto con un amico. In che senso? Con una donna. Ah, ok. Quello sì, magari c'ho, cioè nel senso. Vabbè, mai... ma non è omosessuale. No, infatti, sto dicendo, l'unica cosa che ho pensato con... Quindi questo per niente? Per niente. Per niente. Vedere la belle le domande però, perché mirano su quelle cose un po' così, sempre un po' discusse. Vedere la persona amata che fa l'amore... con sconosciuti. Te l'avevo già detto io. In un discorso privato mio tuo. Sì, ma ok che non vuoi che si realizzi questa cosa, ma il pensiero... Mi darebbe fastidio molto. Anche il pensiero, va bene. Tantissimo, per quindi, niente. Quindi per niente. Te per niente. Sì, comunque sì. Io avrei delle risposte diverse dalle tue. È per quello che sarebbe carino. La facciamo la prossima volta. Sì, esatto. Avere un rapporto sessuale con un personaggio molto noto. E c'è la foto di Ben Rodriguez. Esempio. Non basarti solo su di lei. No, vabbè, ma certo, moltissimo. Però che ti piaccia. Certo. Cioè, non è che per forza la condizione necessaria che sia nota. No, ma va. Moltissimo, quindi. Ci sono personaggi noti molto belli, affascinanti, quindi moltissimo. Moltissimo. Gabri Blur, ti prego, se no ci chiudo il canale qua. Fare l'amore mentre altri guardano. Tu l'amore, eh? Sì, no, non mi è mai presa come... Come cosa? Perversione. Ti sentiresti in imbarazzo un po'? O non ci penseresti nemmeno? Figurati, no, non mi è mai... cavallo come sei. Con presenti i cavalli che hanno le cose qua? Che non no, vedono. Sì, che non vedono un cazzo. No, non mi è mai capitato, però non... Non è una cosa che ti... No, che mi frulla per pochissimo la testa. O per niente, mettiamo? Non lo so, perché non c'ho mai... Allora per niente. Sì, per niente. No, per no, niente. No. Fare un'orgia di cibo e di sesso. Bella questa però. Ci ho mai pensato. Mai pensato. Però l'idea magari? Sì, molto. Molto. Grazie sì, per... Sì. Per l'ispirazione. Di cibo e di sesso. No, non era un'orgia, però mi avevi detto che avevi usato il burro, una roba così. La panna, la Nutella. Come la Nutella che è densissima. Cazzo, è stucco veramente. Lasciare tutta l'iniziativa dell'atto sessuale alla persona amata. Moltissimo. Ah, attenzione, escono dei lati. Mi piace quando prendono in il mano controllo. Le rendite del gioco. Pensa te, non l'avrei mai detto questo. Sì. Moltissimo. Cioè, mi piace il... Vedere una persona disinvolta che fa... Sì, cioè che non sempre... Che devi essere tu sempre esatto. Al comando della sì. Brigata. Esatto, mi piace questo... Dare molta importanza ai preliminari, ma non concludere l'atto sessuale. Cioè, solo preliminari, poi magari si vedrà quello che succede dopo. Una cosa che... No. Cioè, si finisce sempre a letto con te. Sì. Non esistono solo i preliminari. Vabbè, ti sarà capitato che avrei fatto solo preliminare. Sì, video, sì, però, non è, però non è una cosa che preferisco rispetto a... Cioè... Ad andare al sodo. Sì, però sono anche del parere che guai se non ci sono i preliminari prima del sodo. Ah, ok, quindi? Quindi... Pochissimo? Pochissimo. Sì, dai.
pochissimo, perché comunque perché ci mi sta chiedendo di fare solo preliminari. Vabbè, è successo poco, dai, metti poco addirittura. Ok, va bene, dai, poco ci sta. Poi compiere un atto sessuale in modo molto aggressivo, tra l'altro ho messo pure una tua foto con in maniera molto sì però... molto aggressivo, strozzare è molto aggressivo, molto. È quello molto. Tu cioè, le lasci in fin di vita, però. No. No, porco Giuda. Sempre con il rispetto. Sempre con... Picchiate, ma con il rispetto. No. Picchiate nel senso nell'atto sessuale. Siamo al 90%, Daniele, ci avviciniamo al tuo profilo sessuale. Non porre limiti alle variazioni che può avere un atto sessuale. Cioè, inteso magari quelle cose che sperimenti una volta ogni tanto, una novità, diciamo. Sì. Anche abbastanza estrema. Ti piace sperimentare. Ti piace sperimentare, quindi molto moltissimo. Molto. Molto. Attenzione, penultima domanda. Rivedersi dopo per mezzo di un video. Filmarsi, quindi, durante l'atto. Allora, ho fatto qualche video, sì? Ma non sono come... A 100.000 like uscirà sul canale? No, ma non sono come... Non è una perversione tua? No, cioè, c'è gente che conosco che sì. Se non fa il video... E sappiamo, volta... so perfettamente a chi ti stai riferendo e non diciamo niente. Diciamo che sono amici che abbiamo in comune. E che vedranno il tuo video. E quindi non è una, perversione, è successo e sì. Vabbè, me lo sono riguardato, quindi pochissimo. Pochissimo? Sì. Va bene, pochissimo. Attenzione, era l'ultima domanda. Il tuo profilo è le fantasie erotiche. Sei una persona molto fantasiosa. Complimenti intanto. Leggiamo. Sei davvero ben dotato di fantasia erotica. Anzi, alle situazioni che ti abbiamo proposto, tu aggiungeresti volentieri altri momenti molto più scabrosi e disinibiti. Ci dice che chi lavora di fantasia nella realtà combina poco. Ecco. In questo caso non è affatto vero, bravo Daniele! Stavi ridendo. Semmai è vero il contrario, una buona dose di fantasia erotica è di valido aiuto per un sano comportamento sessuale. Più c'è disinibizione per i partner, più soddisfacente sarà il rapporto e non solo per quanto riguarda il sesso. L'unico problema sta nell'esagerare. Chi ci pensa troppo rischia di confondersi le idee. Ti rispecchio un po'. Ti rispecchio? Vero? Beh, un po' sì, in base alle risposte che hai dato. Certo, ci sta. Quindi questo test è verificato scientificamente da, al 100%. Da Oxford City. Sì, dall'University. Bello! Anche se non vogliono te lo faccio io sì, la prossima volta. Esatto, anche se non lo volete lo facciamo comunque. Bello questo, qualcosa di diverso comunque. Bello. Oh, Dada, grazie di cuore grazie a te. Per questo test sessuale. Ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui. Tutte le considerazioni che volete, che vi passano per la testa, scrivete qui sotto nei commenti. E noi, come sempre, ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.